Allora, Pio, il 10 maggio scorso, subito dopo la salvezza, avevi detto in conferenza che se ci fosse stata la possibilità saresti tornato volentieri. Avevi già le idee chiare, diciamo. Sì, in realtà posso anche raccontarvi un aneddoto che prima della partita col Venezia, quel 10 maggio appunto, avevo detto al mio compagno di squadra Candelari, che gli ho detto testuali parole, gli ho detto oggi segno, ci salviamo e l'anno prossimo torno di nuovo qui. E è successo veramente che ho segnato. Poi durante la sessione estiva di mercato, appena ho saputo che c'era la possibilità di tornare, mi sono venute in mente tutte quelle emozioni, sia di tutto l'anno, sia soprattutto quelle che mi erano rimaste del picco della partita appunto col Venezia, e hanno fatto veramente la differenza per tornare qui, perché l'ho voluto fortemente. Sembravi molto vicino al trasferimento in alcune squadre di Serie A, qual è stato il punto di svolta? No, le cose che hanno fatto la differenza, come ho detto prima, è stata la mia grande voglia di tornare qui a Spezia, perché quelle emozioni che avevo dentro, che mi erano rimaste del picco, di tutta la gente e della salvezza trovata alla fine, ma anche il mister che mi ha voluto fortemente, me l'ha fatto vedere, me l'ha fatto capire. Sono state cose che hanno fatto la differenza per tornare qui, però non ho mai avuto dubbi, sinceramente. Tornare in una società che già conosci, con un allenatore che ti ha fatto crescere e in più c'è anche tuo fratello, sono stati questi gli stimoli maggiori? Che valutazioni hai fatto prima di prendere questa decisione? Sì, di sicuro credo che per un giocatore, quando deve scegliere la squadra dove andare a giocare, avere la fiducia o comunque la voglia di un mister di averti in squadra faccia la differenza, perché alla fine il mister fa le scelte, il mister fa le valutazioni, quindi se ti vuole in squadra credo sia una cosa molto importante. Poi è ovvio che quando arrivi poi sta sempre a te giocartela, e questo sì, però sicuramente son cose che hanno fatto la differenza insieme alla mia grande voglia di tornare a Spezia. Ecco, in particolare quanto ha inciso Mister D'Angelo e parlaci del tuo rapporto con lui. No, sì, come ho appena detto, Mister D'Angelo ha inciso tanto sulla mia scelta, perché quest'estate mi ha richiamato più volte, ci siamo sentiti spesso durante la trattativa. Con il mister ho un bel rapporto, è una persona di poche parole, in realtà molto decisa, che ti fa capire cosa vuole con poche parole, e mi trovo molto bene. Non vedo l'ora di iniziare, diciamo. Tre gol lo scorso anno, il più importante quello segnato contro il Venezia, ecco, che secondo anno sarà? No, sarà un secondo anno sicuramente sulla crescita dello scorso anno, perché quest'anno non sono più il ragazzino che viene dalla primavera, sono il giocatore che l'anno scorso ha fatto 38 presenze con lo Spezia, e quindi io credo che l'anno d'esperienza dell'anno scorso farà la differenza, e lo farò vedere, perché mi sento molto più sicuro rispetto all'anno scorso. E niente, quindi sicuramente un giocatore con un anno di esperienza in più. In che cosa ti senti cambiato dopo il tuo primo anno da professionista? No, sicuramente sono cresciuto molto a livello fisico. E diciamo proprio a livello di peso e tutto, di muscolatura, ma soprattutto il calcio dei grandi, ovvero quello della Serie B rispetto a quello della Primavera, è un calcio totalmente diverso, molto più veloce, molto più fisico appunto. E ovviamente all'inizio ho un po' faticato l'anno scorso, però soprattutto sul finale di stagione credo di aver capito bene come sia il calcio dei grandi, e sono sicuro di questo, e quindi quest'anno credo che con l'esperienza dell'anno scorso si può fare molto meglio. Sei stato accolto molto bene dal pubblico spezzino, assolutamente entusiasta del tuo ritorno. Senti la pressione intorno per le aspettative che vengono riposte nei tuoi confronti? E se sì, come la vivi?
No, non sento la pressione, però sono molto contento dell'accoglienza che ho avuto appena tornato a Spezia. È una cosa che mi ha riempito il cuore di felicità. Ovviamente per il lavoro che faccio, ci sono momenti anche di critica. L'anno scorso ho avuto momenti in cui sono stato criticato, poi ci sono momenti in cui vieni elogiato di più. Credo che è molto importante rimanere coi piedi per terra e avere sempre una linea continua sulla tua autostima, ecco, sia nei momenti in cui ti elogiano e sia nei momenti in cui ti criticano. Però sta di fatto che sono veramente molto contento dell'accoglienza che ho ricevuto dagli spezzini. Ritrovi praticamente tutti i compagni di reparto l'anno scorso. Che cosa ti hanno detto al tuo ritorno? No, io avevo un bel rapporto, cioè ho un bel rapporto con tutti i compagni di squadra, quindi io sono stato molto contento di ritrovarli, loro sono stati contenti di ritrovare me, in particolare con i compagni d'attacco nulla di preciso ancora, perché cioè, comunque ancora un mese di preparazione, ci cioè, alleniamo giorno per giorno e non ci siamo ancora detti nulla di particolare su quello. Purtroppo siamo reduci dal flop di Euro 2024 anche a causa di problemi nel reparto offensivo. Credi che questo possa essere per te un anno chiave anche per il tuo percorso in azzurro? Per il mio percorso in azzurro io al momento sono in under 21, quindi mantenere la maglia azzurra è una cosa sicuramente importantissima, è una cosa che voglio sempre, che ho sempre voluto. Ed è una cosa non scontata, quindi anche attraverso il club dove darò il massimo è una conseguenza poi. Però al momento non penso a così lontano se mi parli di nazionale maggiore, penso solo a fare il meglio con lo Spezia e poi tutto il resto verrà di conseguenza. Infine ti chiedo che cosa vi siete detti con tuo fratello al momento del tuo arrivo e se avete anche parlato di futuro. No, diciamo che mio fratello è stato presente con me durante tutta la trattativa, nel senso che quando cioè, gli parlavo lo aggiornavo su come stesse andando la trattativa e quindi diciamo che quando sono arrivato poi col gruppo lui sapeva già che sarei arrivato prima. La prima domanda è questa. Sei sicuramente cresciuto, ovviamente con l'esperienza dell'anno che hai fatto, ma nel girone di ritorno, anche perché magari è arrivato anche Di Serio e Falcinelli, che sono due attaccanti che ti hanno aiutato magari giocando assieme là davanti, perché è sembrato che ti trovassi molto più a tuo agio con un altro attaccante centrale vicino. Sì, diciamo che giocando a due ti dividi meglio gli spazi, magari hai un difensore addosso in meno perché alla fine si tratta di numeri, se si è in due attaccanti e la difesa avversaria gioca in due, sono uno a testa e non ne hai più due addosso, è un concetto molto facile che è una cosa che ti facilita la situazione di gioco, diciamo. Con Diego e Giuseppe mi sono trovato molto bene con entrambi, hanno caratteristiche diverse, però entrambi molto capaci di aiutare il compagno di reparto e mi sono trovato molto bene, sì, con entrambi. È arrivato Soleri, che è un attaccante anche lui centrale. Come pensi di poterti trovare con lui? Insomma, tu hai potuto, anche se in realtà sei andato da poco, quindi magari lo conosci più per l'avendo visto Sì. l'anno scorso. No, Edo l'ho conosciuto da poco, almeno qui a Spezia l'ho visto ancora poco, però sicuramente so che giocatore è perché anche l'anno scorso ci abbiamo giocato contro, mi ricordo all'andata era entrato e aveva cambiato la partita. Sì, è un giocatore anche lui strutturato, però credo che siamo comunque molto diversi, lui può giocare anche da seconda punta, può venire magari più basso a giocare, io sono una prima punta diciamo classica. Lui può fare magari entrambi venendo più a giocare incontro, legando più il gioco, io magari sfruttando di più il fisico, ecco. Quindi credo che siamo complementari anche io e lui. Faccio l'ultima domanda, cosa pensi di dover ancora migliorare nel tuo percorso di crescita?
No, sicuramente ci sono tante cose da migliorare. Prima di tutto, dal punto di vista realizzativo, devo sicuramente migliorare lo score perché alla fine parlano i numeri. Voglio fare sicuramente molti più gol rispetto a quelli che ho fatto l'anno scorso. Poi posso migliorare ancora qualcosa, cioè posso migliorare ancora un bel po' perché alla fine si può sempre migliorare ancora di più. Io che ho 19 anni ho tante cose da migliorare. Grazie Piero. Grazie.